Io ti dico, secondo me ha senso alternare, quindi se faccio 3 giorni faccio un lento, un lavoro, un lento, un lavoro, un lento, un lavoro, eccetera, eccetera. I lavori li terrei sempre su delle variazioni di ritmo. In effetti è davvero molto bello questo nuovo Polar Vantage V2, ma oggi non parleremo di tecnologia, ma di allenamento. Probabilmente lo saprete, ma ci sono quattro elementi fondamentali nei successi di un atleta che corre lunghe distanze. Lo racconta benissimo Jack Daniel, famoso coach americano ormai ottantenne, che nei suoi libri The Running Formula, io la versione 2 e la versione 3, ne descrive in dettaglio i principali ingredienti. Tra l'altro non hanno mai fatto una versione in italiano, questo libro è stato venduto per almeno 140.000 copie e secondo me è abbastanza superato dal punto di vista dei concetti, perché l'ultima versione è del 2011, ma al tempo stesso sappiate che è molto interessante per quanto riguarda i ritmi dell'allenamento. Daniels parla in effetti di quattro ingredienti: la genetica, la motivazione, l'opportunità e la guida. Geneticamente, così come succede anche per gli altri sport di tutte le tipologie, anche la corsa richiede sicuramente un certo particolare fisico. Secondo me, e sono d'accordo con Daniels, la motivazione però, suddivide gli atleti in quattro tipologie e solamente quelli che hanno la genetica ma anche la voglia di emergere riescono in effetti ad ottenere i migliori risultati. Il terzo fattore invece è, l'ambiente in cui viviamo, l'opportunità che ci riserva il mondo in cui siamo. Se avete una pista di atletica o non l'avete, se potete correre con i vostri amici o non lo potete fare, questo in effetti influenza sensibilmente la vostra performance. Infine, anche la guida, la direzione, gioca un fattore significativo, ma secondo Daniels è molto meno importante degli altri tre, a meno che il vostro allenatore vi consigli, appena iniziato a correre, di fare 150 miglia a settimana, cosa che vi porterà sicuramente all'infortunio. Tutta questa breve introduzione per dire che oramai siamo giunti alla seconda puntata di come correre i 10 km e in questa puntata parliamo di come farlo sotto i 50 minuti. Lascio quindi la parola ad Andrea, al quale porrò qualche domanda su come allenarsi per raggiungere questo particolare obiettivo che dal mio punto di vista è sicuramente sfidante per qualcuno e invece abbastanza difficile per altri. Ma sappiate che questi consigli preziosi dal mio giardino di casa vi potranno essere utili per raggiungere questo obiettivo. Andrea, ti vedo molto congelato, però so che devi raccontarci di come si corre i 10 km sotto i 50 minuti. Cosa ne pensi? Penso che sta girando sicuramente, sta girando più di prima. Max ha pensato bene di fare il video all'ombra dopo aver corso, guarda proprio al top. Per di più sono in pantaloncini corti e davvero fa freddo. Rispetto a una persona che ha iniziato a correre 3-4 mesi fa, è riuscita a fare 10 km in 60 minuti, quali sono secondo te i tre consigli che daresti per scendere da 60 sotto 55 o 50 minuti? Allora, diciamo che il primo è di aumentare un po' i chilometri, l'altro di inserire qualche allenamento un pochino più strutturato e di incominciare a stare attenti all'alimentazione. Con l'alimentazione intendo di non, che se abbiamo qualche chilo di sovrappeso, magari incominciare a limare anche quelli che non sono male. Parliamo innanzitutto dei chilometri. Diciamo che avevi raccomandato di fare 3 uscite a settimana per chi correva in 60 minuti, qua cosa dici? Guarda, qua potrebbero bastare anche per i 50 minuti, magari di allungare un po' di più i chilometri, quindi arrivare anche a fare magari delle uscite da 12-14 km. Tanto 50 minuti, poi siamo sempre lì, dipende un po' dalle qualità, ci sono delle persone, 50 minuti dovrebbero essere abbordabili per tutti. Magari c'è qualcuno che si potrebbe allenare 6 volte a settimana e comunque 50 minuti non li raggiungerà mai, o magari ci sono delle persone che con 3 allenamenti e 6 km a volta, 50 minuti li possono fare tranquillamente. Questo ce lo devo dire perché, vabbè, poi stiamo parlando magari tante volte. Vabbè, noi parliamo in generale. Comunque,
come divideresti l'allenamento durante la settimana? Allora, diciamo che se abbiamo 3-4 allenamenti a settimana, io comunque alternerei una corsa lenta, ripeto, da minimo 8 km a un massimo di 14, a un lavoretto che sia un fartlek o comunque delle ripetute con recupero attivo. Questo perché secondo me è comunque fondamentale quando si hanno poche uscite, di fare più chilometri possibili nel tempo che abbiamo a disposizione. Uno dei principali dubbi di chi corre è cosa fare la domenica, perché comunque magari questa persona che è passata da 60 minuti e quindi vuole aumentare il chilometraggio non si chiede cosa potrebbe fare la domenica. Guarda, la domenica per tutti è il giorno un pochino più tranquillo, dove abbiamo un po' più di tempo da dedicare a noi stessi alla corsa, e quindi è il giorno del lungo, diciamo, per tutti, o comunque dei lavori un pochino più impegnativi dove riusciamo a prenderci un pochino più con calma. E chi ha appena iniziato, quindi ha fatto al massimo 10 km, come consiglieresti di progredire il chilometraggio? Guarda, assolutamente la domenica di mettersi in lungo, tanto gli altri allenamenti li possiamo fare in settimana. La progressione degli allenamenti in questo caso la farei sempre di 2 km alla volta, quindi se sono arrivato a farne 10, farei una domenica 12, la domenica 14 e la domenica dopo 16, per mantenere poi, se si riesce, quella distanza. Per una 10 km in 50 minuti direi che è già più che sufficiente come lungo. E invece per pianificare la stagione, per arrivare a fare i 50 minuti, quante settimane di carico, quante settimane di scarico? Guarda, un po' il mio cavallo di battaglia, soprattutto per gli amatori, le settimane di scarico barra carico ce le prendiamo in base alle nostre sensazioni, perché ho visto che con gli impegni a lavoro, con impegni di famiglia, eccetera, non si riescono mai a fare delle vere settimane di carico, quindi è inutile che faccio 3 settimane di carico per poi scaricare la quarta settimana, dove magari la terza settimana per impegni familiari non ho corso, quindi farei terza e quarta settimana di scarico. Quindi in base un po' ai nostri impegni dobbiamo valutare se la settimana di scarico mi capita perché ho avuto delle sfortune o degli impegni vari, oppure perché sono stanco, allora me la devo prendere io. C'è qualche tuo atleta che utilizza la variabilità del battito cardiaco come strumento per gestire al meglio lo scarico? Guarda, no, cioè, o meglio, solamente per le uscite lente di solito controlliamo i battiti, ma non su tutti. Diciamo che mi baso abbastanza sullo sforzo percepito dall'atleta. Quando vedo che sta facendo delle uscite che fanno abbastanza schifino e vedo che lo sforzo percepito è un pochino alto, per 2 o 3 uscite forse è meglio recuperare, quindi ci prendiamo una settimana di scarico, che poi lo scarico è solamente tagliare un po' i chilometri e fare dei lavori non troppo eccessivi. E invece parliamo velocemente dei lavori. Hai detto che bisogna aumentare di circa il 20% il chilometraggio. A livello di lavori, se prima raccomandavi di non farne nessuno, qua, quanti ne raccomandi? Uno, due e quali raccomandi? Guarda, io ti dico, secondo me ha senso alternare, quindi se faccio 3 giorni faccio un lento, un lavoro, un lento, un lavoro, un lento, un lavoro, eccetera, eccetera. I lavori li terrei sempre su delle variazioni di ritmo, magari in questo caso meno parte veloce e più parte di recupero, quindi che ne so, 40 secondi di parte forte, 1 minuto e 20 di recupero, sempre correndo. Questa cosa vi aiuta comunque ad andare più forte del vostro ritmo gara, perché sui 50 minuti è facile che riusciate ad andare un attimino più forte del vostro ritmo gara e di recuperare comunque di corsetta, che vi fa crescere abbastanza di condizione. E a livello di test, per capire se siamo arrivati a preparare veramente la corsa in 50 minuti, cosa dice? Ma guarda, potremmo fare un test, ecco qua il problema è il test sulla distanza, perché fare 5 km di test potrebbe essere fuorviante, che dopo ci manca la tenuta, quindi potrei fare anche in 24, un 23, un 23 e mezzo, 23,30, un 5.000, ma dopo non riuscirò a tenere i 50 minuti sui 10 km perché mi manca la tenuta, quindi
Il mio solito allenamento, il 3x3000 con recupero massimo di 3 minuti in jogging, secondo me dà delle buone indicazioni. Se riesco a farlo in 15 minuti ogni 3000, vuol dire che comunque ci sono. Poi dedicheremo una sessione a parlare specificamente dei test. E invece l'ultima domanda, a livello di scarico, settimana prima della gara, cosa consigli? Settimana prima della gara correte lo stesso, correte le stesse volte che siete abituati a fare, tagliando i chilometri, quindi se siete abituati, che ne so, a fare 10 km ad uscita, ne farete 6 o 7. Va bene, grazie Andrea, stiamo congelando, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti! Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, parlo di tecnologia di corsa, ma anche di scarpe. Non perdetevi le prossime puntate perché ci sono parecchie novità in vista. E non dimenticate nemmeno di votare per la scarpa che vorreste vedere recensita qui sul canale. Lascio l'unboxing therapy qui sopra, in modo tale che possiate vedere il video e poi scegliere quale scarpa votare. Fatemi comunque sapere se vorreste una recensione sul confronto tra il Polar Vantage V e il famoso Vantage V2 di cui qualche settimana fa avevo parlato qui sul canale. Ad ogni modo, stay strong e ci vediamo alla prossima.